Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi ho preparato un video molto 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 speciale che ci tenevo tanto a fare perché riguarda la mia serie preferita. E quindi, visto che secondo me non se ne parla abbastanza, ma semplicemente per un motivo fondamentale che credo sia la mancata pubblicazione in Italia, oggi volevo parlarvi di tre motivi per cui vale la pena leggere la duologia di Six of Crows e Crooked Kingdom. Come vedete, la prima cosa per cui leggerla è sicuramente la bellezza di queste copertine. E vabbè, sto sparando ovviamente scemenze. E Six of Crows è proprio qualcosa di unico e che mi ha davvero spiazzata negli ultimi anni. Io pensavo che difficilmente avrei trovato qualcosa che mi facesse battere il cuore così tanto, e invece in pratica il cuore c'è ancora, abbiamo scoperto in ogni caso. Non vi sto neanche a dire quanto sono belle queste copertine perché, vabbè, è evidente. Tra l'altro, questo di Crooked Kingdom è troppo bella, ma sono entrambe meravigliose. Vabbè, ma stiamo parlando di sciocchezze. Passiamo ai tre motivi per cui secondo me vale la pena leggerli, per i quali io ve la consiglio davvero moltissimo. Il primo motivo per cui vi consiglio questa serie è la sua originalità e la consistenza della trama. Io penso che difficilmente ritroverete negli young adult, soprattutto in questo caso, che è un fantasy, ma non troppo fantasy. Allora, brevemente vi introduco Six of Crows, questa duologia meravigliosa. Racconta la storia della banda di delinquenti chiamata The Drags, che sono guidati da Katz Brecker. Il loro compito è tenere un po' le fila delle peggiori bische, di tutte quelle attività clandestine a Ketterdam, che è questa città in decadenza, potremmo dire, sempre ambientata nel mondo Grisha, che è lo stesso di Shadow and Bone della Grisha Trilogy, quindi della prima trilogia di Leigh Bardugo. Anche se il mondo e il sistema magico sono gli stessi, chiaramente l'ambientazione è molto diversa rispetto alla prima trilogia, in quanto qua ci troviamo proprio nella città e non abbiamo a che fare direttamente con i Grisha, o almeno non solamente con i Grisha, poi dopo lo vedremo. A questa banda di delinquenti viene affidato un compito che nessun altro riesce a portare a termine nella Terra Fierda, che è, diciamo, una sorta di Alaska, una sorta di Nord Europa veramente molto inattaccabile, e questa impresa sembra impossibile e nessuno ci riuscirebbe mai, solo questi sei delinquenti potrebbero portare a termine questa missione, che ovviamente richiede soprattutto mancanza di autoconservazione, potremmo dire. Quindi, insomma, rischiando la pelle, i sei Drags riusciranno a portare a termine questa missione? Andrà tutto liscio? La risposta è abbastanza banale, nel senso che potrebbe mai andare tutto liscio, se no non esisterebbe Crooked Kingdom. Però vi dico, senza entrare negli spoiler, stiamo parlando veramente di una serie che ha molto a che fare con l'avventura. L'hanno descritta come una sorta di via di mezzo tra Game of Thrones e Ocean's Eleven. Io lo trovo in qualche modo abbastanza centrale. E poi adesso vi spiego perché. Passo subito a raccontarvi tre motivi per i quali vi consiglio di leggerlo, o dovreste leggerlo, insomma, scegliete voi il modo in cui porvi la questione. Comunque, il primo motivo per cui dovreste assolutamente leggerlo è sicuramente l'originalità, la consistenza della trama. Pensavo che poche serie riuscissero a sorprendermi ancora, almeno per questioni di originalità. Invece, questa l'ho trovata estremamente innovativa per tante cose. Magari la trama, ecco, la trama già potrebbe essere un cliché, potremmo dire una cosa del genere, anche se non lo trovo molto cliché negli young adult. Comunque c'è questa prova da superare, quindi questo ostacolo davvero folle, che è solo questa feccia, perché drags vuol dire feccia in italiano, quindi una banda di personaggi che sono gli ultimi della scala delle persone a cui ti potresti mai rivolgere, e loro saranno probabilmente gli unici in grado A di accettare un compito simile, che sembra apparentemente impossibile, e in secondo luogo probabilmente anche gli unici che non hanno paura di rischiare la pelle così tanto, anzi proprio di andare oltre a rischiare la pelle, perché questo è evidente che ci sarà
qualcosa di veramente negativo sulla loro strada, in ogni caso loro ci provano. Però quando parlo di originalità, parlo anche di come è strutturata questa storia. Questa storia è scritta su 6 punti di vista diversi, ma sono sempre punti di vista scritti in terza persona, non in prima persona. E a differenza di tanti altri romanzi in cui io faccio fatica, devo dire, a seguire punti di vista multipli, perché spesso secondo me sono un po' confusionari, sono un espediente che non aiuta l'esecuzione della trama o che in realtà ritarda solamente, scosta dai problemi principali il lettore. Invece in questo caso proprio, se non ci fossero tutti questi punti di vista, cioè la trama farebbe fatica proprio di per sé a reggere, ad esistere, perché ognuno vive un momento diverso che, sì, è vero, compone la trama piano piano, ma che se non vedessimo cosa sta succedendo ad ognuno di loro non sapremo davvero un sacco di cose. E la bravura di Leigh Bardugo in questo caso è proprio nel guidarci attraverso queste 6 paia di occhi e di teste che si muovono in questa Caterham totalmente folle e in decadenza, dove la violenza dilaga, dove anche loro sono i primi che non sono i puri, ok? Seguiamo questa vicenda dall'inizio alla fine, proprio attraverso ognuno di loro, attraverso quello che questa storia rappresenta per ognuno di loro. Questo l'ho trovato davvero molto originale perché è molto riuscito. In più, una cosa che ho amato è che mescola davvero tantissimi temi ed elementi che sorreggono tutta la trama. Si passa da temi veramente profondi a invece ovviamente temi di minor rilievo, chiaramente. Poi c'è the romance, ci sono altre cose, insomma, però nessuno è prevalente, cioè non c'è veramente un vincitore nella gara tra qual è il tema principale. Anzi, la cosa che io ho apprezzato tantissimo è che Leigh Bardugo sia riuscita a scrivere una serie in cui tutto è presente ma nulla è prevalente, tutto è dove deve essere, come nella vita reale fondamentalmente, perché non è che penso che sia un po' uno specchio molto veritiero di quello che invece succede a noi tutti i giorni, chiaramente senza andare in missioni del genere. Trovo che sia così abbastanza realistico tutti i giorni. Nella nostra vita non è che c'è un apice solo o un tema solamente, ma magari noi seguiamo diverse questioni, ci interessiamo a passioni parallele, insomma. E l'ho trovato veramente forte ed originale, perché è quello che io ricerco nella complessità di una serie per ragazzi, e questo è un ottimo esempio di un prodotto che ci è stato dato fatto bene. Io spero ovviamente che qualcuno si metta una mano sul cuore e traduca questa serie in italiano, ce lo faccio io, non mi interessa, guarda, piuttosto dovete leggerla veramente tutti. Il secondo motivo per cui dovete leggere Six of Crows, che vi ruberà il cuore davvero, è il cast di personaggi di questa serie. Voi sapete che io, se avete seguito un po' i miei video in questo periodo, sapete che io ho una fissa, ovvero i personaggi devono avere una forza straordinaria dentro i libri, perché a me piacciono proprio le storie che vengono definite character driven in inglese, ovvero dove il personaggio guida la storia, il suo sviluppo. In questo caso è proprio così, cioè in questo caso i personaggi reggono interamente la storia, ma non la marginalizzano. Non è che noi non abbiamo uno sviluppo di una trama parallela ai personaggi, ma i personaggi si inseriscono e ne delineano i contorni. È proprio bellissimo vedere come questi 6 personaggi siano delle colonne portanti di un intero ecosistema. Man mano che noi assistiamo al loro sviluppo, man mano che non conosciamo la loro storia e le loro motivazioni, non so, io l'ho trovato veramente molto credibile, perché le loro spinte interiori sono vere, cioè io ho creduto a tutto quello che mi è stato raccontato perché è veramente realistico, e tutto ciò che li spinge ad agire anche nel peggiore dei modi in realtà è totalmente legittimo, è totalmente veritiero. Questo è l'aspetto migliore del libro. In più, una cosa che ho apprezzato di questi personaggi è che non sono degli anti-eroi fondamentalmente, non sono i personaggi classicamente belli, perfetti, buoni, a cui tutti aspiriamo, a cui magari vogliamo assomigliare perché rappresentano i migliori valori dell'umanità. Non sono quelli che si fanno amare per forza perché sono perfetti, anzi, sono tutto il contrario. Loro sono i dregs, cioè sono la feccia, sono quelli che sbagliano, quelli che sono imperfetti, quelli che hanno dei difetti, quelli che fanno parte proprio della parte cattiva del mondo, perché sono dei delinquenti, non hanno paura di
di rubare, non hanno paura di ammazzare, non hanno paura di compiere atti veramente criminali. Eppure noi fino alla fine tifiamo per loro, tifiamo perché riescano a essere ancora peggio di quello che abbiamo visto all'inizio. Vogliamo che loro riescano in tutte le loro avventure, chiaramente. E la cosa bella di questo gruppo molto eterogeneo è che anche se sono personalità singole molto forti e molto diverse tra loro, e apparentemente prendendoli singolarmente non li potremo mai vedere insieme, in realtà la loro forza sta proprio nel gruppo, sta proprio nel fatto che ogni componente dei Drags riesce a dare qualcosa all'altro, a essere un ecosistema perfettamente stabile proprio perché è composto da ognuno di loro. E seguire le loro storie singolarmente e poi proiettarle in un'ottica più ampia, che è quella dell'intera trama, vedrete com'è un lavoro assolutamente perfetto, geniale dal punto di vista della costruzione della storia. I personaggi di Six of Crows sono, a partire da Cutspracker, che è proprio il leader di questa banda di criminali, che è un personaggio molto molto particolare, perché Cuts ha un passato davvero tragico alle spalle. Lui zoppica, ha un problema alla gamba, quindi gira sempre con questo bastone con la testa di corvo, perché fondamentalmente lui pensa che i corvi siano tra gli animali più affidabili che esistano nel mondo, perché i corvi si ricordano benissimo di chi li ha nutriti, di chi li ha trattati con gentilezza, ma allo stesso tempo non dimenticano mai chiunque gli abbia fatto un torto. E questo è un po' la spinta principale di quello che è il suo stato d'animo e quello che è la sua storia personale. Non si dimentica assolutamente di chiunque gli abbia fatto qualcosa di male. Dopo di lui c'è il suo fidato compagno Jasper, questo ragazzo dalla pelle scura, apparentemente molto alla giornata, ok? È un tiratore pazzesco, spara così precisamente che nessuno riesce ad eguagliarlo, ed è una spalla perfetta per Cuts perché riesce ad abbassare tutto il livello di serietà della cosa in maniera perfetta. È perfettamente riuscita, chiaramente. È un personaggio che ha un sacco di difetti, cioè che sbaglia tantissimo, che fatica ad accettare se stesso e difficilmente riesce a essere coerente, ma vedrete come riesce a conquistare comunque un posto nei Drags, che non è sostituibile proprio in questo gruppo. Allo stesso tempo seguiamo poi quella che è il mio personaggio preferito, ovvero Inej. Lei è lo spettro, quindi lei non è un personaggio che si mette in mostra, anzi lei sta proprio nell'ombra, e il suo hobby preferito è quello di lanciare coltelli, collezionare coltelli, insomma vabbè, è veramente molto particolare. The Wraith è un po' la colonna più solida di tutto questo gruppo, è quella che ha delle convinzioni fortissime, che nessuno potrà mai intaccarle, e nonostante lei entri nel gioco dei Six of Crows, quindi lei abbia molto 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 a che vedere con i crimini che commettono, in realtà è proprio lo spartiacque tra la morale e la sopravvivenza, potremmo dire, cioè tra quello a cui lei aspira e quello che per lei sono credenze davvero inattaccabili, e poi ciò che deve fare per sopravvivere. Insomma, The Wraith è un personaggio molto complesso, secondo me. Inej è... le voglio un sacco bene, basta. E poi abbiamo Nina, che è l'altra donna del gruppo e che è forse il personaggio che conquista proprio subito a primo acchito, perché è una griscia ed è stata perseguitata. Personaggio un po' strano, è quella che ti prepara i biscotti e te li porta, che è sempre sorridente, è sempre un po' l'anima della festa, secondo me. Nina affronta in questa serie una sfida davvero molto grande, anzi più di una, chiaramente, però ce n'è una che la condizionerà parecchio, ma scoprirà tanto di se stessa, e secondo me è proprio un personaggio che vorremmo avere tutti nella nostra vita, perché è proprio gioviale, è molto accogliente, è assolutamente una persona che fa ridere continuamente, che sdrammatizza ogni situazione, che dice le cose in maniera molto diretta, senza nascondersi. Ecco, una cosa che io apprezzo di Nina è proprio che lei non si nasconde mai, cioè non nasconde mai quella che è se stessa e quello che sono le sue convinzioni, e dice le cose in maniera molto schietta, io questo lo apprezzo sempre tanto. E visto che parliamo di Nina, è arrivato anche il momento di parlare di Mattias, che è un soldato Fjerda. I Fjerda sono questo popolo un po' particolare che potremmo equiparare ai leghisti.
So che fa ridere, però sì, in pratica loro odiano i Grisha e non li sopportano. Pensano proprio che siano degli errori della natura, perché non può esistere qualcosa che abbia a che fare con queste credenze magiche, insomma, va proprio contro tutti i loro principi. E come popolo loro li cacciano e poi li uccidono, quindi sì, terribile. Fanno proprio pulizia etnica, una cosa orribile e terribile. Matti è proprio un soldato fierda, quindi lui è così, è cresciuto con queste convinzioni. Eppure, incontrando i Drags, dovrà mettere tantissime cose in discussione, soprattutto le sue convinzioni proprio principali. Però calcolate che il percorso che compie Mattias in questo libro è veramente molto interessante, perché è combattuto tra ciò che gli hanno sempre insegnato e ciò che lui è portato a credere, perché immaginatevi di essere continuamente subissato di le convinzioni principali che vengono inculcate a tutte le sette fondamentalmente, e poi ritrovarsi ad avere a che fare sia con dei delinquenti con cui non pensavo mai di avere a che fare, ma soprattutto proprio con una Grisha come Nina, che è una che ti destabilizza parecchio quando la incontri. Insomma, secondo me è anche Mattias che all'inizio un po' lo odiamo, però poi ci conquista davvero tanto e gli vogliamo proprio bene. E non spoiler, andiamo avanti. Dopodiché, ultimo membro del cast è Wyland. Wyland è forse quello che inaspettatamente ci conquista, quello che cammina a passi più leggeri, diciamo. Wyland è fondamentalmente in mezzo a questo gruppo totalmente per caso, quindi non è neanche colpa sua essere lì. E non è che abbia ben capito quale motivo l'abbia spinto a finire in mezzo a un gruppo di criminali proprio come loro. Eppure si rivelerà un elemento fondamentale di questo gruppo, anche per l'aiuto che porta a loro e per le sue grandi capacità che nemmeno sa di avere, insomma, e loro lo portano anche a una sorta di maturità e consapevolezza. Proprio stando insieme a loro capisce di essere anche una persona indipendente, cosa che prima non aveva potuto sperimentare grazie alla sua storia sconclusionata e purtroppo ovviamente tragica. Wyland è un po' il ciccino del gruppo e gli vogliamo un sacco bene, perché senza di lui veramente tante cose non sarebbero state risolte. Penso davvero che sia davvero fondamentale. E poi, vabbè, non possiamo andare negli spoiler. Passerei invece all'ultimo motivo per il quale dovete assolutamente leggere questa serie, che è la diversità e gli altri temi trattati. Quando ho fatto il video riguardo alla Diversity Challenge di quest'anno, vi ho detto una cosa che secondo me è molto fondamentale nella mia ricerca di nuovi libri da leggere e nei miei gusti personali riguardo alla letteratura. Una cosa che a me piace è vedere come alcuni temi molto importanti e alcune cose a cui io tengo vengono inserite dentro altri contesti. Quindi a me piace leggere storie dove non sia la diversità l'unico tema principale, dove non sia quella la colonna portante, come magari può essere per un contemporary. Mi piace vedere come invece un autore sia bravo ad eseguire all'interno di una storia questi temi e come questi prendano vita all'interno di storie singole, di personaggi, del loro percorso all'interno di una storia. E in questo chapeau per Leigh Bardugo, perché lei è la regina, in questo è imbattibile. Non ho mai trovato qualcuno in grado di inserire così tanti temi davvero importanti e davvero interessanti in una sola serie e a dargli più che giustizia, a trattarli come cose serie che fanno parte del quotidiano e che da un lato dobbiamo sostenere, dall'altro dobbiamo combattere in base al tema. Il primo ovviamente che emerge tantissimo è la diversità. Questo è un cast di personaggi dove non sono tutti bianchi, bellissimi, biondi, eterosessuali, anzi. Katz ha una disabilità lieve, ovviamente fisica, ma ha una disabilità. E in più ha un passato che lo insegue e che non accenna ad andare via, che gli crea davvero dei blocchi mentali molto forti riguardo a quello che potrebbe essere la sua vita e la sua espressione personale. Come viene rappresentato è perfetto, cioè è proprio perfetto, perché Katz sa di essere un disabile, ma allo stesso tempo non si tira mai indietro e allo stesso tempo nessuno potrebbe mai mancargli di rispetto, perché fa valere le sue idee e la sua figura. In più vediamo Inej, che è una ragazza Suli, quindi già di una minoranza all'interno di questo mondo. Lei è stata rapita quando era piccola e venduta ad una casa di piacere e per ovviamente fare la cortigiana. Questo l'ha ovviamente segnata profondamente, ha segnato profondamente la sua storia e la sua personalità, quindi c'è anche questo tema veramente
veramente molto importante, che è quello della tratta degli schiavi e della tratta di schiavi sessuali, che apparentemente sembra una cosa assurda, lontana, qualcosa che non potrebbe mai avvenire. In realtà, se pensiamo, basta guardare nelle strade di tutte le nostre città. E a me è piaciuto molto anche che tanti proventi di questa serie e tante parole spese anche nel prologo di Leigh Bardugo si riferissero proprio alla questione della tratta degli schiavi sessuali e della prostituzione illegale, ovviamente. Inej ovviamente rappresenta sia la diversità dal punto di vista etnico e culturale, sia una sopravvissuta ad alcune delle peggiori atrocità che possono accadere. In più, insieme a Mattias e Nina, secondo me, sperimentiamo anche la questione del razzismo, perché Mattias è un fierda, lui è stato istruito per odiare i Grisha e Nina è una Grisha. Assistiamo a quello che è uno scontro culturale che ha a che fare con radici molto profonde di razzismo e di pregiudizi. Una delle cose che io ho amato di più in questo libro è proprio il percorso di Mattias, perché secondo me dagli errori passati possiamo sempre imparare e non è detto che non possiamo diventare persone migliori, come in questo caso. In più c'è il tema della diversità sessuale, non scendo nello specifico perché ovviamente se no è spoiler, comunque trattiamo anche di relazioni non eterosessuali, ma in una maniera molto realistica, anche perché è un primo avvicinamento all'omosessualità di un personaggio di questi, anzi di due personaggi, che però prima non l'avevano mai sperimentato e non pensavano di essere omosessuali, invece scoprono che invece la loro vera natura è quella, che questa potrebbe essere, è una cosa che può capitare a tutti, e l'accettano, non l'accettano, insomma c'è abbastanza conflitto su questa cosa, perché fondamentalmente devono capire anche loro queste dinamiche, e secondo me è descritto in maniera molto realistica e vicina a un percorso personale che potrebbe fare qualsiasi persona che a un certo punto della vita capisce di dover cambiare un po' rotta, perché non è la vecchia rotta che li rendeva felici. Insomma, ci sono tanti temi che secondo me sono molto validi, sono molto importanti e che sostengono l'intera struttura della trama. Io spero che con questo video voi abbiate capito quanto io ami questa serie. Purtroppo non c'è in italiano. Ripeto che secondo me finché non finiscono di tradurre la trilogy non tradurranno Six of Crows. Ve la consiglio unicamente, no, ve la consiglio in ogni caso, però purtroppo mi rendo conto della barriera linguistica. Questa è una serie che riuscirete a leggere se avete un inglese di livello intermedio tendente all'avanzato, perché è abbastanza complessa. Però non è impossibile, ecco, assolutamente non è impossibile. Questa credo sia forse una delle duologie più solide scritte per giovani adulti negli ultimi 5 anni, forse di più anche, e io ringrazio ogni giorno Leigh Bardugo per averla scritta, perché è una serie meravigliosamente perfetta. Allora, questa serie si è ambientata nello stesso mondo dei Grisha, ma non necessariamente è legata, quindi se non avete letto la Grisha Trilogy potete tranquillamente leggere Six of Crows. Forse l'unica cosa che mi mancherà è un po' di background e di ambientazione un po' più esplorata. Insomma, la Grisha Trilogy racconta molto bene tutto l'ambiente Ravka, cosa sono i Grisha nello specifico. In questo caso vi troverete di fronte a qualcosa di un po' strano, ecco, magari se non l'avete letta. Però a livello di esecuzione vi consiglio di leggere prima la trilogia e poi Six of Crows, per vedere anche che balzo gigante è stato fatto dal punto di vista della scrittura e della struttura narrativa, perché se la Grisha Trilogy ci conquista per tanti motivi, ma risulta comunque un po' cliché, e poi dobbiamo anche contestualizzarla nel momento in cui è stata scritta, cioè un po' di anni ormai la trilogy rispetto a Six of Crows. Invece proprio questa duologia è probabilmente l'apice del lavoro che poteva svolgere Leigh Bardugo, c'è un salto clamoroso in avanti. Infatti molti che hanno magari letto prima Six of Crows e poi hanno letto la trilogia l'hanno trovata strana. Personalmente vi suggerisco di leggere prima la trilogia poi Six of Crows, ma non è necessario. Se la trilogia non vi interessa potete balzare direttamente al capolavoro. Penso di aver snocciolato un po' di argomenti e spero che questi vi abbiano quantomeno incuriosito. Vorrei continuare a fare dei video tematici legati a Six of Crows, proprio perché è la mia serie preferita e spero che tutti la possiate leggere, che venga tradotta in Italia, spero nel miracolo, perché traducono serie davvero imbarazzanti, non capisco perché una serie così valida non la possano tradurre e sostenere. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in alto e iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!